Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nell'episodio precedente abbiamo conquistato la settima medaglia, quella di tipo buio, ed ora dobbiamo scoprire cos'è stato quel boato. Ehi, qui da questa parte. Ehi, ciao Luca. Dandel, tu e il tuo Charizard siete stati fenomenali come sempre. Avete sbraiato quei Pokémon dynamaxizzati in un battibaleno. Non per niente sono un campione invincibile, no? Piuttosto, com'è potuto succedere? Ma è anche questa cosa. Potevano farcela fare a noi, tipo mettere dei raid nella storia. E noi dovevamo batterli tutti. O comunque aiutare Dandel a batterli tutti. Perché? Perché non l'hanno fatto? Sono stata convocata dal presidente. Voleva sapere di più sul legame fra la luce rossa e il fenomeno Dynamax. Il presidente ha scoperto qualcosa di nuovo? Chi lo sa? Il presidente dà la massima priorità alla questione energetica e così ha lasciato tutto il resto nelle mani della sua segretaria. Ad ogni modo non abbiamo dati a sufficienza. Perciò, Sonia, volevo chiederti di fare qualche ricerca in proposito. Dopotutto, tu sei la persona più informata sulla notte oscura. Vuoi dire che c'è una relazione tra la luce rossa e quell'antico cataclisma? Dai, Sonia, svegliati. È ovvio. Apprezzo davvero il vostro spirito, ma l'unica cosa che vi chiedo è di affrontarmi in una finale strabiliante. Penserò io a proteggere il vostro futuro. A me non va bene per niente, perché. Perché non coinvolgerci? Cioè, quindi finiva tutto così? Non sappiamo ancora nulla. E io che mi aspettavo, boh, una città distrutta, che ne so, un cataclisma, la notte nera che stava iniziando. Vabbè. Ma a questo punto entriamo nello stadio. Bene, ragazzi, niente. Si sta velocizzando un po' troppo il tutto, eh. Siamo passati dall'inizio in cui abbiamo aspettato 3 ore prima di incontrare una palestra, al farne 4 in 3 ore. Potevano metterci un po' più di contorno in questa parte finale del gioco. Però è andata così. O meglio, non parte finale, ma parte centrale. Beh, che sta caricando? Nella sala dei tesori? Ok, siamo in 10, quindi. Le regole sono semplici, devi sconfiggere 3 allenatori della palestra allenati dal sottoscritto e dovrai farlo sfidandoli in lotta in doppio. Ci sono missioni di tutti i tipi nella sfida delle palestre, non sono per nulla facili, è normale che siano pochi gli sfidapalestre che riescono a superarle tutte.
Arrivare fin qui non è impresa da poco. Proprio per questo mi aspetto di vedere combinazioni di mosse spettacolari dalla tua squadra. Ok, lotta in doppio. Non male come... Non male. Almeno la storia e la trama è anche vicina alla parte competitiva del gioco. Perché Pelipper non è un tipo drago. Vabbè. Ah, ok. Usa la combo piovischio. Ma quanto sarebbe stato bello, ragazzi. Lottare nella sala dei tesori con le rune come sfondo, sarebbe stato bellissimo. È un peccato che non l'abbiano fatto. Beh, lui usa vento in coda, ma la lotta è già finita. Solo due Pokémon, bestia. Com'è stata difficile questa battaglia, porca miseria. Complicatissima. Vabbè, sotto la prossima. Dai, ma non ho scelte due uguali. Sono uguali, sono la stessa persona. Ma perché? Ah, mi dai anche tempo di ricaricarmi? Ti ringrazio, potevano farla comunque. In successione sarebbe stato molto più difficile, eh? Però sia mai. Facciamo un gioco che non sia né per bambini né per adulti, che vada bene a tutti, se il cazzo. Pokémon vuole essere per tutti, poi alla fine non è per nessuno. Questo è il mio parere. La penso così. Protegge. Non si è protetto, che mossa ha fatto? Non ho capito. Ottimo. E questo è scotta e basta. Ok. Secondo scontro superato.
Boh, cioè, potevano cambiare il volto dell'altra tipa. Cosa gli costava, dai? Mancanza di cura proprio nelle palestre. Questa cosa mi fa incazzare. Raga, stiamo parlando di palestre, stiamo parlando. Cioè, non esiste. Non esiste. Impegno zero. Impegno zero, davvero. Impegno zero. Davvero, sono incazzato. Perché questo gioco meritava di più. E poteva dare di più. Perché non è un brutto gioco. Non lo è. Non vale i 60 euro a cui è venduto. Assolutamente. Davvero, ma se avesse avuto quelle piccole cose in più, quell'accortezza in più, ok, si evolve. Concludiamo il discorso dopo. Vediamo. Il nostro serpentino che diventa. Al 50 quindi. Che carino. Che carino. Dracloak. Che carino. Ma non impara mosse sto Pokémon. Come non detto. Il nostro è fisico. E come prima mossa ne ha imparato una speciale. Ottimo. Vai così. Adesso devo capire se è un Pokémon fisico o speciale. Se ha la natura sbagliata, ma ok. Comunque, stavo dicendo che poteva dare di più. Poteva dare più meraviglie. Più spettacolo. Ti poteva far lasciare a bocca aperta perché ragazzi, parliamo, ne abbiamo aspettato un gioco Pokémon su un console da una vita. Finalmente lo abbiamo e va come un 3DS? Va nel senso ha le stesse pecche di un 3DS, ovvero sfondi limitati, texture fatte a culo. Animazioni di merda nelle lotte, anche animazioni dei singoli attacchi riciclati, perché hanno un'animazione per l'attacco fisico, un'animazione per quando prendono il colpo fisico, un'animazione per quando co prendono il colpo speciale, quando fanno un attacco speciale. Si poteva fare di più. Hanno anche limato il Pokédex, per cosa? Alla fine questo, ragazzi, è un gioco per 3DS con una grafica migliore. Che cos'ha? Che cos'ha questo gioco che nel 3DS non si poteva avere? Ditemelo. Ditemelo nei commenti, perché sono curioso di saperlo. Sono curioso di saperlo.
quella grafichina in più? Ma no, ma allora non ne vale la pena, cioè, spendere 60 euro per una roba del genere. Non ne vale la pena. No, non è giusto, non è giusto. Non è assolutamente giusto. Soprattutto perché io, per giocare un gioco del genere, devo subirmi dei compromessi. Compromessi che non sono giustificati. E chiudo qua. Poi magari faccio un riassunto di quello che mi è piaciuto e quello che non mi è piaciuto di questo gioco. Ma a fine storia, a fine capitolo. Sei tu dunque il primo sfida palestre che il destino mi ha riservato per questa sfida. D'altra parte non c'è da stupirsi. Dandel ha occhio per il talento. Dandel è un grande campione, batterlo non è semplice. Sarò io il suo storico e potente rivale a darti un assaggio di cosa vuol dire affrontarlo per parti, perché oltre a manipolare le condizioni atmosferiche sono un asso nelle lotte 2 contro 2. Ti sottoporrò a ogni genere di situazione, testando la tua capacità di reagire. Va bene. One shot. Potevano dargli la bacca che diminuiva i danni. Questo mi critta su sabbia tomba. I danni della mossa super efficace. Vabbè. Quindi sto coso Sandaconda è... Ah no, non è di tipo drago, ok. Quella che paralizza, Dio santo. A questo punto io farei una cosa. Mi curo dalla paralisi e vado ancora di terremoto. Dopo gli butto giù Sandaconda e poi con
Saturnergus gli... Cioè, attacco di conseguenza in base a chi mi manda in campo. Duraludon. Ok. Drago acciaio, immagino, eh. Bene. A questo punto io andrei di provocanza su Sandaconda e terremoto. Sì. Ok, lui Gigamax. Usa la Gigamax. Che cazzo è un palazzo? Ma cos'è? Dio Madonna. Ok, l'abbiamo predetto. Non ci ha paralizzati. A parte che è stata una mossa un po' inutile perché eravamo più veloci noi e potevamo attaccare. Però vabbè. Allora adesso io farei così. Allora lui è di tipo acciaio, quindi tu non mi servi a un bel niente. Buttiamo dentro. Sì, dai. E poi dai. No. Sì. Dai, una sisma. Gigalogoramento. Mossa. Ha fatto un cazzo. Cosa fa? Ah, mi diminuisce PP. Ok. E io ti sacco in un colpo. Cosa gli costa mettere un livello di difficoltà selezionabile? Ditemelo. Cosa gli costa? Medagliere completato.
Vasto impatto. Che mossa, eh? Chi la usa attacca i nemici intorno con la sua robusta coda, riducendone l'attacco. Grazie. Esploriamo questa città. Oh Luca, ora che hai battuto la Burma e hai ufficialmente superato la sfida delle palestre, complimentoni. Sarebbe bello festeggiare come si deve, ma c'è qualcosa di cui dobbiamo discutere. Dici Sonia, dici. La luce di Knuckleburg sembra che stia causando una catastrofe simile a quella avvenuta nell'antichità, quando Pokémon giganti si scatenarono portando la regione di Galar sull'orlo della rovina. La cosiddetta notte oscura, o almeno così sembra. Come sai, noi sfruttiamo l'energia emanata dalle disiostelle cadute sul nostro pianeta per far dynamaxare i Pokémon. Eppure non sappiamo ancora come controllare questa potente energia. E due eroi della leggenda riuscirono a salvare Galar in qualche modo. Se solo conoscessimo le loro identità. La spada è lo scudo della leggenda. Mia cara Sonia, è arrivato il momento di cederti il mio camice. Dici sul serio, nonna? Non ho ancora portato a termine il tuo incarico. È proprio affinché tu possa farlo che voglio cedertelo. Bene, quindi finisce così, la stazione era di qua. Non ci sono colpi di scena né niente. Ehi, aspetta Luca, ho battuto la Burno in 448. Minchia che velocità. Come sei chiassoso, tutto il contrario di tuo fratello, ma la tua forza è ineccepibile. Lo dimostra la medaglia drago che hai conquistato battendomi. Mi hai travolto con la forza di una tempesta. Devo ammettere che non avevo via di scampo. State bene a sentire voi due, uno di voi deve assolutamente vincere la Coppa Campione e sfidare Dandel. Andiamo a prendere il treno. Quindi questa volta si percorre il tragitto normalmente, senza Wulu che ci rompono il c***o. Ma raga, ma per arrivare in sta città ci sono... Cioè l'unico modo è prendere il treno, non c'è un percorso. Vediamo subito, scusate. Ah, ok, sì. Bisogna per forza prendere il treno.
deve superare il percorso 10, serve a Golwick. Ah, questo è lo stadio, sta roba allora che cos'è? Vabbè, lo scopriremo, andiamo avanti. Tu ci dai qualcosa? No, niente. Ah, ok, è tutto innevato. Strumentello. Ok ragazzi, io direi che questo video può concludersi. Nel prossimo episodio arriveremo a Golwick e sfideremo Dandel. E poi credo a quel punto si paleseranno i leggendari. Non lo so. Comunque vada, credo che manchi poco alla fine. Nel senso, nel prossimo batteremo Dandel e poi cattureremo i leggendari o viceversa. Adesso non so come si evolverà la situazione. Niente, detto ciò, noi ci vediamo nel prossimo video. Lasciatemi un like, un commento e condividete se il video vi è piaciuto. Ciao ragazzi e buona avventura.